Suzuki continua a credere nel 4x4 vero, cioè nel fuoristrada. Questo è il nuovo Gran Vitara, definito Evolution, modello 2012, modificato sostanzialmente nel frontale, adesso più importante, più solenne e più aggressivo, se vogliamo, e grosso modo invariato nella meccanica a parte tanti piccoli aggiustamenti. Ma è rimasto in sostanza quello che era, vale a dire, non un SUV, ma un fuoristrada. Telaio e ridotte, cioè telaio affogato nella scocca e riduttore vero, che dimezza i rapporti al cambio. Insomma, anche per i fondi più difficili e per le situazioni più estreme nell'off-road. Ma con prestazioni stradali, comfort e abitabilità da SUV moderno. Ora lo proveremo insieme e vi diremo come va. Venite con noi! Il muso completamente ristilizzato, che giustifica la definizione Evolution di questa nuova serie del Gran Vitara, la fa sembrare più importante e più imponente di prima. Tanto che pare assai più grande degli appena 4,30 m di lunghezza, per intenderci 4 cm in meno di una Fiat Bravo. Il nostro esemplare è nell'allestimento Plus, vale a dire il più bello, che dall'esterno si distingue subito per le ruote da 18 pollici, i fari all'oxeno e il tetto apribile elettrico. Pedane e paraspruzzi sono invece accessori che si acquistano direttamente in concessionaria. Il prezzo di questa variante top della gamma è pari a 32.990 euro, mentre togliendo il Plus si scende a 29.900. La gamma parte però dalla tre porte con motore 1.6 a benzina e priva di riduttore, che costa meno di 24.000 euro. Essenziale e funzionale, al primo impatto la nuova Gran Vitara sembra quasi minimalista. In realtà le finiture sono curate e materiali di buona qualità. Già dalla più economica Evolution troviamo di serie 4 vetri elettrici, apertura porte senza chiave, cruise control, impianto audio con sistema multimediale dotato di Bluetooth, comandi vocali e navigatore satellitare. Anche il computer di viaggio e i braccioli centrali anteriore e posteriore sono standard su tutte, ma la nostra Plus aggiunge ancora i sedili in pelle riscaldabili. Nonostante le dimensioni esterne abbastanza compatte, l'abitacolo è decisamente spazioso, così come il bagagliaio. Quest'ultimo, poi, è anche molto regolare nella forma e con soglia d'accesso abbastanza bassa. La notevole capacità di carico può essere configurata in vari modi. Insomma, a parte un paio di piccole pecche di cui parleremo in chiusura, la Gran Vitara è un'auto spaziosa, godibile e funzionale. La posizione tipicamente sopraelevata da vera fuoristrada, la grande superficie vetrata, la carrozzeria di forma molto squadrata e regolare forniscono sia un'eccellente visibilità che un'ottima percezione degli ingombri, che è molto utile, vabbè, anche nel traffico urbano, ma soprattutto proprio nel fuoristrada. Inoltre l'abitacolo è ampio e luminoso. Questo anche grazie al tetto apribile di serie su questa versione Evolution Plus, ovviamente regala una luce molto godibile per chi è a bordo, sia per chi guida che per chi siede anche ai posti posteriori. Una volta in movimento si apprezza subito lo sterzo, decisamente omogeneo e discretamente pronto per essere in fondo una vera fuoristrada. Anche l'assetto è chiaramente di una vettura alta, quindi con rollio e beccheggio abbastanza pronunciati, ma la stabilità e la precisione di guida rimangono decisamente apprezzabili, così come, e questo è abbastanza sorprendente, la buona agilità del mezzo nel suo insieme. Il motore è un turbo diesel 1870 4 cilindri. Di origine Renault per la precisione, è un Euro 5, ha circa 129 cavalli e una discreta coppia motrice perché eroga 300 Nm già da circa 1700 giri e costantemente fino a 2005, quindi nel range di utilizzo ideale sia nella normale circolazione che anche nell'off-road.
interessante la trasmissione, perché è anche questa davvero off-road. Abbiamo infatti la trazione integrale permanente che con l'apposita rotella è possibile bloccare nella ripartizione centrale in maniera da avere la stessa distribuzione di coppia sempre costantemente tra avantieno e retrotreno per i fondi più difficili. Inoltre, per l'off-road veramente spinto, si può fare ricorso al riduttore, che è piuttosto importante perché dimezza di fatto i rapporti con appunto una finale di 1,977:1. Infine il comfort, beh, l'abitacolo molto spazioso e luminoso dà già un notevole contributo, ma anche le sospensioni lavorano molto bene digerendo l'asperità con una certa disinvoltura. Inoltre è migliorata rispetto alle precedenti versioni anche l'insonorizzazione. Infine, apprezzabili anche le prestazioni, la velocità massima effettiva è superiore ai 170 km/h. E l'accelerazione da 0 a 100 si risolve in circa 11 secondi, quindi un brio non indifferente per quello che è, ricordiamolo, pur sempre un vero fuoristrada. I consumi risentono un pochettino della massa relativamente elevata e della trazione integrale permanente, ma non sono elevatissimi e consentono di percorrere circa 10 km con un litro in città, circa 11,5-12 fuori e intorno agli 11 in autostrada, il che porta una media generale sul combinato intorno a 11 km con un litro, non male. Stop. A differenza delle varie concorrenti, la Grande Vitara rimane, a necessità, una vera fuoristrada, grazie alla telaistica strutturata per sopportare le sollecitazioni più dure e alla presenza del riduttore. Sui fondi difficili e irregolari sono due le caratteristiche più apprezzabili: l'incredibile motricità, ad onta delle coperture da autodromo montate su questo allestimento, e l'ottimo lavoro delle sospensioni. L'integrale permanente permette di bloccare la ripartizione tra i due sali e di disinserire i controlli elettronici per ottenere la massima motricità. In casi estremi, poi, si può ricorrere alle ridotte per superare anche gli ostacoli più impegnativi. È spaziosa, è comoda, è brillante, è sufficientemente veloce, ha una buona stabilità e si comporta molto bene in fuoristrada. Insomma, tutto bene dunque. Sì, tutto bene, però continuiamo a non capire perché per poter modificare la visualizzazione sul display di fronte al guidatore sia necessario infilare praticamente una mano dentro le razze del volante come si faceva un tot di anni fa. E non abbiamo trovato, perché non c'è, un termometro della temperatura esterna. Due minuscole magagne che erano già presenti sulla versione precedente e che ci aspettavamo che questa ristilizzazione 2012 avrebbe risolto, ma così non è stato. In ultimo, questa Evolution Plus, e dico plus, non plus, perché ricordo che è un termine latino, non inglese, con queste ruote da 18 gommata come una Gran Turismo, è praticamente inarrestabile sul ghiaccio, nel senso che in salita parte e va, in discesa parte e non si ferma più. Forse, insomma, 4M+S, trattandosi di un vero fuoristrada, sarebbero state delle calzature più idonee. Ma a parte tutto questo, la macchina sinceramente ci è piaciuta, è solida, è affidabile, è piacevole da usare ed è un vero fuoristrada al prezzo di un SUV. A pensarci. Alla prossima. We'll be right back.